Eccoci di nuovo insieme, ragazzi. Dunque, siamo qui per un episodio speciale su una missione che ci darà uno sconosciuto, quindi episodio 22.5, se il calcolo è esatto. Eccoci qui. Siamo a Rhodes, come vedete, è una tappa che avremmo dovuto fare, Rhodes. Eccolo qua. Ci vuole. Parliamo con lo You sconosciuto. okay? Do I look okay? No. You look awful. Awful. Look at me. Useless. I wasn't born to this. I didn't deserve this. I used to be gentle. Jeremiah Compson. Compson Stead. Good for you. If that's anything to boast about. They took everything from me. Who did? They. What did they take? My whole life. A whole way of living, a career. I stole a lot of things, but that's quite a lot to steal. Look at me here, living in the shit and the mud. I'm sorry. My old house. The house my grandfather built. All dilapidated and destroyed, repossessed by the bank. I'm sorry to hear that. I was supposed to live a different life. Me too. If only I could get my old things back. Personal mementos, a watch, old pistol, my ledger. Where's this house again? Compson Stead, north of Scarlet Meadows. Banks says I can't go near it. I'm living rough over by Harris Field. Well, if I'm ever out that way, I'll see what I can do. Time. Time is hell. Dunque, ragazzi, giunti a questo punto dovete capire dove andare. Ed ecco lì, forse l'abbiamo già visto. Vediamo sulla mappa. Questa deve essere la mappa di Jeremiah Capson, ovvero dove c'è la sua casa. Quindi chiamiamo il nostro Peo, il nostro cavallo, e andiamo in direzione della casa di Jeremiah per dare un'occhiata, appunto. Allora, acceleriamo il passo. Lasciamo per. Quei volevano spararmi. Ora passiamo di qua per evitare di prenderci. Qua li vogliono proprio rogna, eh? Io non vorrei dire, ma bravo Peo. Stanno inseguendo e ci stanno sparando, e sono terribilmente vicini, quindi io direi che è il caso di affrontarli. Chiedo pardon per il colpo al cavallino, non volevo darglielo. Ancora qualcuno? Direi di no. Dunque, eccoci arrivati alla casa. Allora, cerco l'orologio, la pistola e il registro di Thompson, Campson, scusate, perché ho detto Thompson. Grant repossession of this property and all items here into the Bank of Rhodes. M. Holden, Judge Holden, Henrietta Blackley, clerk,
November 18, 1895. Quindi gli hanno sequestrato la casa, la banca, ragazzi. Inutile leggere, c'è scritto quello che abbiamo già letto, quindi potevamo prendere qualcosa, forse. Allora, di qua non si entra. Quindi proviamo di qua. Questa porta dovrebbe essere accessibile, esatto. E una volta dentro possiamo esaminare. Ovviamente frughiamo negli armadi, ragazzi, perché siamo sempre dei bandidos, noi ci pigliamo quello che capita. Potrebbe essere una foto della famiglia di lui, avevano un bambino probabilmente. June 7, 1855. Dear sir, please accept this likeness of your family as a small token of appreciation for your assistance in the recovery of my property. Like your old paw, you're a cunning old dog and a credit to this community. Yours, Colonel Joshua Nixon, the Ascension Plantation. Ok, indietro. La rimetteremo a posto. Allora, ragazzi, qua penso che ci sia la prima cosa che dobbiamo trovare. Ecco lì, l'orologio da tasca. Mettiamolo via. Dobbiamo trovare la pistola. Qui abbiamo un'altra lettera, quindi ispezioniamo la lore di questo posto. April 2nd, 1870. Dear Mr. Thompson, I'm afraid there's no more work for you down here at the plantation. I'm grateful for the help you've given us and the help your pappy and your pappy's pappy gave us before you. These are trying times for all of us. You are in our thoughts and prayers. Yours truly, Colonel J. Nixon, the Ascension Plantation. Quindi è stato licenziato dalla piantagione. Dietro non c'è niente, quindi mettiamo via. Facciamo sempre collezioni di tutte queste lettere, cartacce e quant'altro. Qua abbiamo qualcos'altro che possiamo esaminare. Un'altra lettera. Dear Jeremiah, there ain't nothing here any value. I wouldn't give you a nickel for it. Come by for a sup of whiskey anytime. Bill. Yes. I was sorry to hear of Betsy's passing. Things is easier up there for sure. Quindi che Betsy fosse la donna del riquadro insieme a Bill. A Bill, scusate, a Jeremiah. Non lo sappiamo. Gli ha scritto un tale Bill. Ora vediamo qua. Non c'è niente, ragazzi. C'è questo armadio qua. Prendiamo un po' di tempo, e fughiamo un po' dappertutto, come vedete. Ah, potevamo prendere. Allora, però forse siamo già al massimo. Dunque, qua dobbiamo... Prepariamoci le armi, perché... Qua la vediamo, c'è un'altra lettera. Come vedete, c'è anche un giocattolo di un bambino. Paw, God damn it. Told you to stay away from the boy. He don't want this. Heck, none of us want nothing to do with you. Friends. Quindi c'è una storia del bambino. Mettiamo via. Ora, qui c'è una foto che è molto importante, ragazzi, esaminarla, perché vi farà capire una cosa. C'è una botola, come vedete.
What you doing here? We found this place first. Yeah, easy. Just looking around for some things. That old revolver yours? Finders keepers. God, son of a bitch! Oh, God damn it! Come on, Dan! Where are you going? Come on! Ok, ce la giochiamo col coltello, per me va bene. Ah. Vediamo cosa avete addosso, già che ci siamo. Allora, dobbiamo trovare... Questa è la pistola, ce l'aveva, vedete, la pistola di Compson, che non funziona più, però ha un ricordo affettivo, appunto, di Compson. Ok. E anche il secondo oggetto l'abbiamo trovato. Bellissimo cappello che è rimasto lì a mezz'aria, ragazzi, non facciamoci idee. Guardate, lo cambiamo il cappello così almeno non rimane più a mezz'aria. Oh, che brutto cappello. Però vedete, catene da schiavo c'erano qua sotto. E là ci sono gli oggetti che ci servono. Ecco qui, esaminati il registro di Compson. This your ledger? A list of slaves? Rewards. January 15th, Betsy, $17. January 18th, Louise, $12. May 18th, Wilfred, $18. May 24th, Minnie and Child, $20. Quindi, come vedete, c'era tutta la lista. C'è anche Betsy, come vedete, tra questi. Mi dispiace per Betsy, la sua si sta sicuramente meglio, gli aveva detto Bill, e non c'è nessun Bill qui, quindi Bill forse era un altro di quelli che commerciavano in schiavi. Prendiamo il registro, ragazzi, diamo, esaminiamo anche il diario che c'è qua. Allora ragazzi, come vedete, per chi non ha capito in inglese lo rileggiamo perché i sottotitoli non sono partiti. Questo è quanto: quando mi hanno catturato ero nei pressi di Rhodes, non dimenticherò l'abbaiare di quel cane alle mie calcagna fino al giorno della mia morte, e credo che quel giorno non sia più tanto lontano. Ieri non sono stato, sono state 50 frustate e altre 50 ne aspetto. Non credo di poter resistere ancora. Quell'uomo ha detto che stava solo facendo il suo lavoro. Curioso come lavoro, se a qualcuno interessa sapere come la penso. Ma credo non interessi a nessuno. La luce sta calando, quindi per ora è tutto. Spero di vivere abbastanza lungo da vedere la fine della guerra e il trionfo della giustizia. Giugno 64. Quindi lui nel 70 gli hanno tolto la casa. Quindi ha avuto per 6 anni, probabilmente sicuri, la... Vedete, c'erano anche queste cinghie qua, come vedete. C'è del whisky anche, che forse usavano per cauterizzare le ferite del, degli schiavi. Comunque, fruste. Quindi, ce ne possiamo andare, ragazzi. Non mi sembra che ci sia altro che possiamo prendere qua dentro. Usciamo dalla casa, ci rimettiamo il cappello di Arthur, perché questo non si può vedere. Lasciamo due morti in casa.
Come vedete c'è anche il piano superiore, ma non si può andarci, da che io sappia. L'altra partita provai parecchio ad andarci, facendo dei salti, provando dei posti rialzati qua fuori, se c'era qualche punto in cui potersi arrampicare. Provai con quella botte, poi per arrampicarmi. Che io sappia non si può andare di sopra, quindi chiameremo Peo, vediamo se risponde alla nostra chiamata. Bravo Peo. E andiamo verso il luogo in cui ci attende Compson. Abbiamo tutti gli oggetti da consegnare. Quindi spero che questo video sia stato anche un po' di guida per questa quest, per chi magari fa ancora fatica o non è stato proprio immediato per lui trovare tutti e tre gli oggetti. Noi abbiamo ovviamente voluto, qui ci sono dei maialini, so che ci sono i porci e voi state facendo battute, state pensando cose strane, io vi conosco. Quindi ecco qua, Compson, Jeremiah. Respected once. I had a profession. You asked me to get you something. There's no bringing back what I want. I want my job, pride, the respect accorded to a gentleman. What about this old crap? Huh? My things. Don't you understand? Those bastards have changed everything. I was a good worker. I took pride in my work. They took it away. Pissed on my legacy. Old man, some jobs ain't for saving. And some legacies? Oh, they are for pissing. What are you doing? That's my history. Damn you! Damn you! I still exist! Ed ecco qui ragazzi, l'iniquità della storia, abbiamo completato la nostra missione. Se volete potete anche ucciderlo, questo schiavista. Sinceramente dal mio punto di vista la sua sofferenza è che dovrà vivere i giorni che gli rimangono. Quindi partiamo, riprendiamo il nostro Peo e ce ne andiamo ragazzi verso nuovi orizzonti e verso la quest principale. Quindi io vi saluto, vi ringrazio di aver visto l'episodio speciale L'iniquità della storia. Ci vediamo per il seguito di Red Dead Redemption 2. Abbiamo ancora tanto, 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 tantissimo da mostrarvi. Quindi voi non sapete ragazzi quanto devo mostrarvi ancora. Niente, se vi è piaciuto questo episodio, se vi è stato utile per trovare tutti e tre gli oggetti, lasciatemi un like. Oppure iscrivetevi al canale per sapere quando il nostro prossimo episodio andrà online, come dico ogni volta. E come diciamo ogni volta, abbiamo deciso di salutarci in questo gameplay, è appunto la nostra formula fuori legge per la vita. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!